Amici di Stream Hardware, benvenuti a questa nuova video recensione. Quest'oggi vi parliamo di tablet e di un tablet un po' particolare perché la diagonale del display è da ben 11.6 pollici. Stiamo parlando dell'Hansfree Hanspad Poseidon 11.6. Si tratta di un tablet sostanzialmente economico, prezzo medio che ho trovato online circa 190-200 euro. I materiali non sono di certo pregiati, è sostanzialmente tutta plastica. L'hardware non è all'ultimo grido, però è un display che cerca sostanzialmente di coniugare delle prestazioni discrete, soddisfacenti per l'utente medio, con una diagonale del display un pochino inusuale e un po' più adatta per coloro che vogliono godersi al meglio video, film, serie TV, insomma, per un utilizzo un pochino più multimediale. Prima di vedere le caratteristiche costruttive e le specifiche tecniche complete, diamo uno sguardo molto veloce alla confezione. Ho già aperto la scatola in modo da mostrarvi subito il bundle. Questa è la confezione, sul retro sono riepilogate alcune delle caratteristiche tecniche. Il bundle non è molto ricco, c'è sostanzialmente il cavetto micro USB, non è un USB di tipo C, insieme all'alimentatore che è un 5V da 2A, c'è il cavetto USB OTG, c'è questo adattatore per prese che non hanno lo standard italiano e c'è poi la varia manualistica come normale che sia. Non c'è nient'altro. Sul tablet ho trovato già applicata una pellicola, ma non è una pellicola di buona qualità, quindi il mio consiglio è quello di rimuoverla immediatamente. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, vi dicevo che non sono di certo all'ultimo grido. Abbiamo una CPU che è un quad core MediaTek MT8163, la GPU è una Mali 720 MP2, ci sono 2 GB di memoria RAM, 16 GB di memoria interna espandibili con micro SD per ulteriori 32 GB. Il display, vi ho già detto, è un 11.6 pollici con tecnologia IPS. Angoli di visione dichiarati dal produttore 178 gradi. La risoluzione purtroppo è solo 1366x768, dico purtroppo perché su un display di queste dimensioni si nota abbastanza e vi anticipo già che avrei preferito di gran lunga un Full HD a costo di pagare un pochino di più. Il Wi-Fi è dual band, c'è chiaramente connettività Bluetooth, GPS, insomma tutto quello che troviamo normalmente. Fotocamere anteriore e posteriore veramente piccole, quasi inutili direi, sono entrambe da 2 megapixel, fanno quello che possono, ma chiaramente stiamo parlando di un tablet. Batteria da 6000 mAh. Andiamo a vedere adesso con un'inquadratura migliore le caratteristiche costruttive del tablet, che è realizzato tutto in plastica, e in seguito andremo a valutarne le prestazioni. Dunque, parlando di caratteristiche costruttive, vi ho già anticipato che essendo questo tablet un 11.6 pollici economico è stata utilizzata interamente la plastica. Girando il tablet in effetti si nota come tutta la parte posteriore sia realizzata in plastica, la scocca è comunque un unibody, quindi non si può rimuovere la cover posteriore. Qui sulla sinistra vedete in evidenza i due speaker, al centro c'è il logo di Hansfree. Come vedete adesso, anche in controluce si notano abbastanza le impronte delle dita su questa gomma, che comunque ha un discreto feeling perché offre un buon grip. Qui in alto c'è la minuscola fotocamera leggermente scavata all'interno della cover posteriore. Su questo lato invece abbiamo tutti i vari connettori, qui in basso c'è il microfono, poi c'è il pulsante di reset, slot per la micro SD fino a 32 GB, bilanciere del volume, pulsanti di accensione, jack audio da 3.5 e porta USB normale, non USB di tipo C. Sinceramente non mi sento di criticare la scelta della plastica, perché comunque è un tablet di dimensioni veramente generose, dal prezzo generalmente inferiore ai 200 euro. L'unica cosa che critico e in maniera veramente aspra è un errore di progettazione che ho notato appena ho preso il tablet in mano. E ci si rende conto subito di questo errore. Basta prendere il tablet in questo modo, in realtà girandolo nel verso opposto, in modo che il peso, la pressione sia su questa zona, più o meno dove c'è il logo, e si nota che la cover posteriore flette. Ora, dal video non si vede, forse riesco a farvelo vedere mettendo il tablet di taglio.
probabilmente adesso riuscite a percepire un minimo di flessione, ma questa flessione riguarda soltanto la parte in plastica posteriore, non la struttura intera del tablet. Secondo me comunque è un difetto inaccettabile nel 2017 per un prodotto che comunque costa sostanzialmente 200 euro, non è che stiamo parlando di un tablet cinese da 80-90 euro. Questo difetto oltretutto implica un ulteriore problema, quello del rumore, perché premendo il tablet in questo punto si nota un piccolo ticchettio. Può essere una cosa fastidiosa o meno, ci si fa l'abitudine subito, però insomma il fatto che la plastica posteriore fletta in questo modo dà un certo senso di come dire, non tanto di fragilità quanto di inaccuratezza in fase progettuale. Basterebbe semplicemente mettere un piccolo spessore di gomma dietro la cover in plastica in questo punto e la cover non fletterebbe più. Andando a vedere invece quello che è il software, vi anticipo che non abbiamo nessuna aggiunta particolare per quanto riguarda il sistema operativo. Adesso come notate abbiamo un riflesso veramente importante sullo schermo, questo vi fa già capire che la luminosità massima del display non è in realtà altissima, infatti utilizzandolo all'aperto in piena luce non si vede benissimo lo schermo. Comunque dicevo che il sistema operativo è Android, chiaramente versione 6.0, quindi non siamo aggiornati all'ultima release, e sostanzialmente in versione AOSP, ovvero ciò che viene fornito sostanzialmente dai sorgenti di Google. Non c'è nessuna aggiunta fornita dal produttore. Questo significa che non siamo di fronte ad un'interfaccia grafica personalizzata come per esempio quella che abbiamo visto recentemente con i tablet della serie Zenpad di Asus. Questo può essere un male, può essere un bene. Secondo me da un certo punto di vista è un gran bene, perché comunque mantiene il sistema operativo il più leggero possibile, c'è solo il minimo indispensabile. Se volete certe caratteristiche andate a scaricarvi le applicazioni appositamente sviluppate presenti sul Play Store, altrimenti potete tranquillamente evitare di avere davvero tante applicazioni che poi non andreste ad utilizzare e che occupano inutilmente memoria, sia da un punto di vista della memoria ROM che dal punto di vista della memoria RAM. Parlando sempre delle caratteristiche tecniche, ho dimenticato di menzionare un punto veramente importante e purtroppo un punto a sfavore per questo tablet, in quanto incredibilmente non c'è il sensore di luminosità. Ora, se andiamo sulle impostazioni, infatti alla voce display, vedete che non c'è la luminosità automatica, siamo obbligati a regolare la luminosità in maniera manuale. Anche questa, secondo me, è una mancanza veramente grave per un dispositivo di questa tipologia nel 2017. A questo punto magari evitiamo di mettere una fotocamera posteriore da 2 megapixel, mettiamo almeno un sensore di luminosità, perché di fatto l'unica fotocamera che può essere utile su un tablet è quella anteriore per le chat e le video chat. Visto che vi parlavo appunto delle fotocamere, vi faccio vedere giusto l'applicazione della fotocamera. Qui adesso vabbè è completamente oscurata dal piccolo supporto in stoffa che utilizziamo. Comunque l'applicazione è quella che si ottiene compilando i sorgenti AOSP di Android, non ci sono particolari modalità predefinite o particolari controlli. Qui abbiamo alcune foto che ho scattato pochi minuti fa, insomma si tratta di foto da 2 megapixel. Veramente il minimo sindacale, gestione dei colori e del contrasto appena accettabile, diciamo, e anche per quanto riguarda la fotocamera anteriore è veramente appena sufficiente per effettuare video chat su Skype e roba del genere. Molto più importante per la valutazione delle caratteristiche, delle prestazioni di un tablet come questo è l'esperienza utente a livello di navigazione web. Questo è il nostro sito, non è un sito molto pesante ma neanche dei più leggeri. La navigazione è abbastanza buona, la trovo sostanzialmente reattiva e non noto particolari difficoltà nello scorrimento della pagina. Proviamo a caricare un'altra pagina, per esempio quella di Amazon. Questa è la pagina di Amazon, andiamo ad aprire una delle categorie, in quanto l'home page non è particolarmente
ricca. Andiamo per esempio su foto e videocamera, vediamo come si comporta. Ecco, questa è già una pagina un pochino più pesante, molte immagini, però vedete comunque nel complesso la navigazione web secondo me è soddisfacente, considerando che si tratta di un prodotto sostanzialmente economico. La dimensione del display è decisamente ampia, quindi si può godere insomma di una navigazione web davvero molto molto soddisfacente. Chiaro che comunque non siamo vicini alle prestazioni dei top di gamma, però per l'utente medio secondo me è più che soddisfacente. Rimanendo in campo di prestazioni, vi faccio vedere che invece le prestazioni con i giochi non sono proprio il massimo. Qui abbiamo tre giochi, in particolare Asphalt 8, Real Racing 3 e Subway Surf. Per quanto riguarda i giochi tradizionali, i classici giochini che troviamo sul Play Store, per esempio Subway Surf, funzionano benissimo, nessun tipo di problema, nessun tipo di lag. Anche Real Racing 3 funziona bene. Quello che dà problemi invece è Asphalt 8, perché adesso, se riusciamo, ve lo facciamo vedere. Vedete come l'esperienza di gioco non sia assolutamente fluida. Quando provo a sterzare si nota in maniera chiara che il frame rate cala. Adesso vabbè, è difficilissimo giocare da dietro la telecamera. Comunque, come notate, comunque l'esperienza utente dal mio punto di vista non è assolutamente soddisfacente. Per carità, appunto, con i dettagli al minimo il gioco parte, lo si può utilizzare, però non è sufficientemente fluido da poter essere utilizzato in maniera gratificante. Forse in video non si nota troppo, ma a occhio nudo il lag e il frame rate basso si nota veramente, veramente parecchio. Non si nota invece il basso frame rate con altri giochi. Vi facciamo vedere per esempio Real Racing 3. Anche qui i tempi di caricamento saranno per forza di cose abbastanza lunghi, perché Real Racing è un gioco molto pesante, però a livello grafico la GPU Mali 720 lo supporta un pochino meglio e la CPU riesce a reggere il carico di lavoro. Un attimo di pazienza per il caricamento. Allora, vedete che rispetto al gioco precedente il frame rate è decisamente più alto e si riesce a giocare davvero molto molto meglio, per quanto sia comunque un problema giocare con un tablet di queste dimensioni dovendo ruotare lo schermo in questo modo. Però comunque con Real Racing secondo me l'esperienza di gioco è più che soddisfacente. Sinceramente non so se sia un problema limitato ad Asphalt 8 e a giochi di determinato tipo, però appunto è un problema che non avevo notato con altri tablet, per esempio l'ultimo è lo Zenpad, se non ricordo male, 9.7 con risoluzione 2K. Però con altri giochi, vedete, Real Racing 3, il tablet si comporta più che bene. Potrebbe, ripeto, anche essere un problema di tipo software legato semplicemente ad Asphalt 8. Vi risparmio poi la prova di Subway Surf, in quanto si tratta di un gioco chiaramente più leggero dei precedenti due. Vi ho già accennato al fatto che appunto con questi giochi stile Subway Surf, quindi giochi, per carità, divertenti ma poco esosi da un punto di vista hardware, non c'è alcun tipo di problema. Un tablet di questo tipo è chiaramente dedicato all'utilizzo multimediale, quindi film e giochi. Se le prestazioni con i giochi non sono esattamente da primo della classe, non sono comunque esaltanti, la visione invece di video, film, serie TV, insomma tutte queste cose qua, è assolutamente soddisfacente. Io per esempio ho testato il tablet, in particolare il display e l'audio, con il mio abbonamento ad Amazon Prime Video e sono rimasto abbastanza soddisfatto. Chiaramente non è un display super definito, però per la visione di contenuti a 720p, 1080p va più che bene. Rimaniamo in ambito display e audio, in quanto volevo farvi
vedere appunto il display da un punto di vista degli angoli di visuale e anche gli speaker da un punto di vista di qualità audio. Dunque, come avete sentito, l'audio è abbastanza buono. Pensavo peggio, sinceramente, però anche dalle mie prove effettuate nei giorni scorsi sono rimasto abbastanza soddisfatto. Il volume massimo è più che soddisfacente, non siamo ai livelli record stabiliti dal precedente tablet Asus che abbiamo recensito, però nel complesso il comparto audio secondo me è più che soddisfacente, sufficientemente dettagliato e a livello di qualità assolutamente in linea con le aspettative. Per quanto riguarda il display, andiamo ad ingrandire per esempio l'immagine di sfondo di questo video. Volevo solo farvi notare gli angoli di visuale, che sono secondo me abbastanza buoni, inficiati però dalla luminosità massima dello schermo. Vedete che pur non avendo tantissima luce in questa stanza, non appena andiamo ad inclinare un pochettino il tablet, la luminosità dello schermo non è sufficiente per farci vedere granché di quello che viene visualizzato effettivamente sul display. Questo può essere un pochettino un problema, non tanto nell'utilizzo all'interno quanto nell'utilizzo all'aperto, però è un problema abbastanza marginale, nel senso che difficilmente si va a guardare il tablet di traverso. Non è l'angolo di visione secondo me uno dei parametri principali. Certamente avrei preferito comunque un display, oltre che Full HD, un display con una luminosità un pochino superiore. Per quanto riguarda i colori, invece, devo dire di essere abbastanza soddisfatto, ovviamente nulla di trascendentale, però più che in linea con le aspettative per un prodotto del genere. Per quanto riguarda la batteria, vi ho detto in apertura, 6000 mAh è una batteria sufficiente per un utilizzo medio-basso, con un utilizzo intenso si tende ad esaurirla tutta in un giorno. Questo perché i 6000 mAh devono supportare uno schermo da ben 11.6 pollici. Qui vedete, l'ho utilizzato abbastanza raramente e comunque con un utilizzo non troppo intensivo, quindi mi è durato tranquillamente 2 giorni, si può arrivare anche 3 giorni con un utilizzo molto molto basso, però il display consuma parecchia batteria. E nelle mie prove sono arrivato intorno alle 6 ore e mezza al massimo di schermo acceso, regolando un pochino la luminosità e essendo un pochino più parsimonioso a livello di utilizzo delle risorse. Quindi possiamo riassumere l'autonomia con la semplice frase: senza infamia, senza lode. Abbastanza buona per un utilizzo medio-basso, non il massimo nel caso in cui si debba fare un utilizzo molto intenso del tablet, perché se lo si accende al mattino e si ha bisogno di mantenere la luminosità al massimo e lo si utilizza in maniera molto intensa, si rischia addirittura di non arrivare fino a sera. Per 190 euro comunque non mi sento di criticare eccessivamente un prodotto di questo tipo. La diagonale del display è veramente molto ampia. È chiaro, consiglio questo dispositivo a chi vuole assolutamente un tablet con display di queste dimensioni. Non lo ritengo purtroppo il miglior tablet in questa fascia di prezzo. L'hardware è abbastanza buono, ma non è chiaramente il massimo. Abbiamo alcune evidenti limitazioni, per esempio la mancanza del sensore di luminosità per il display. Il funzionamento è comunque abbastanza intuitivo, abbastanza fluido, il sistema operativo leggero, la navigazione online è più che soddisfacente. Però, insomma, non mi sento di dire che ci sia un qualche campo in cui questo tablet eccelle. Ci sono alcuni problemi anche evidenti, per esempio la flessione della cover posteriore, che andrebbero appunto sistemati. Mi sento appunto di consigliare un dispositivo come questo a chi cerca assolutamente un tablet da 11.6 pollici con budget basso e molto basso,
appunto 190-200 euro, mentre per chi è in dubbio e può anche accettare un compromesso con una dimensione un pochino più piccola, per esempio un 9.7 pollici o un 10.1, forse spendendo qualcosina di più si riesce a prendere qualcosa di meglio. Sto pensando per esempio a tablet con display Full HD, oppure magari già 3 GB di RAM o 32 GB di memoria interna, o almeno con il sensore di luminosità sul display, o magari con una batteria un pochino più performante. Si tratta chiaramente di un tablet economico, si sono fatti tanti compromessi, secondo me non è comunque uno dei tablet più riusciti da parte di Hansbury. Vedremo se nel futuro verrà migliorato qualcosina, magari a livello software, magari a livello costruttivo, inserendo appunto un pad di gomma che permetta di evitare la flessione sulla parte posteriore del tablet. Per questa recensione è tutto, se avete dubbi o domande potete porcele attraverso i commenti oppure direttamente sul nostro sito e sul nostro forum. Noi ci vediamo alla prossima recensione.